il ruolo di dialogo perfetto con se stessi e con l'altro e con il mondo. È quindi una costante ricerca, quella che si forma, almeno sempre a mio parere, di una forma, di un modo per comunicare, per avere delle risposte e delle domande. La poesia assurge quindi al ruolo di, in un certo qual modo, risposta e domanda al contempo. È come se all'interno delle parole la parola stessa potesse essere il veicolo che consentisse quindi una ricerca, un contatto profondo con il mondo e con se stessi, per poi tramutarlo in qualcosa che va con l'altro. È quindi una forma di comunicazione, di dialogo e al contempo ricerca. E questo si coniuga attraverso la parola, parola che spesso è strutturata e formata con attenzione, è come se vi fosse una cura costante in questo senso. Le parole diventano essenziali, diventano levigate, spesso diventano quasi un urlo gridato per avere risposte, per dare risposte che poi in realtà magari non si possiedono ancora del tutto, infatti. Tante sono le forme che tu utilizzi, tante le strutture e addirittura anche a livello visivo spesso viene una costruzione, e questo forse per coniugare questo bisogno della parola estremo, come se la parola dovesse veramente racchiudere tutto, il mondo stesso. Ma vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì. Nella costruzione, appunto come ho fatto nel libro, c'è questa, appunto, questa complessità, non solo nello scrivere, nel modificare le parole stesse o la posizione proprio della parola. Tutto questo appunto è studiato per dare significato maggiore a me scrivendolo, un significato che non tutti possono raggiungere, ma solo determinate persone che mi conoscono, persone che comunque conoscono abbastanza la mia vita e persone alle quali tengo. Però, d'altro canto, c'è il significato che una persona estranea della mia vita può trovare come una sensazione, come appunto un'emozione. In senso di affinità. In senso sì, proprio in questo senso. E questo è un gioco che a me piace fare e mi diverte, perché so che alcune persone appunto possono esserci, possono coglierle, e altre no, e altre proprio assolutamente no. Come ho scritto nel secondo libro che ho fatto, ho dato però questo tipo di spiegazione, cosa che in questo non c'è, come non introduzione, dire appunto a voi lettori, a chi lo compra, a chi lo legge, che c'è questa, ci sono questi giochi di parole. Di costruzione di parole. Nel secondo libro che ho scritto, che non è stato pubblicato io, ho appunto spiegato la cosa, perché lì il gioco non è solo nelle parole, nella costruzione, ma anche nella grafica della copertina che ho composto. E questo nasce, ti chiedo, nasce anche dal fatto di voler porre in evidenza determinati suoni, perché mi è sembrato che comunque vi fosse un'armonia di fondo. Ma perché io do molta importanza alla musicalità delle cose, cioè nel modo di parlare, nel modo di esprimermi, e quando appunto mi rintano e scrivo le mie cose, cioè queste poesie, questi scritti, questi pensieri, nel momento in cui le scrivo, amo sentirle, e deve essere una cosa molto scorrevole, ritmica per me. E quindi c'è veramente, in alcuni scritti ci sono delle parole che non hanno un significato in italiano, sono errori ortografici, però va bene così perché è mia, è così e basta. Cioè non c'è un motivo particolare, è un suono che abbellisce, trucca, chiamiamola così, la poesia che ho scritto. Gli dà un senso tuo? Sì, è proprio mio. Senti, tradurre in immagini e versi e parole, appunto, comunque le tue sensazioni, i sensi d'animo, questa ricerca comunque che hai, non penso sia semplice, almeno non per tutti lo è. Come è nata questa esigenza, questo bisogno? È un'esigenza e un bisogno o meno? Sì, era un'esigenza in principio quando è nata. Successivamente è diventato un piacere, un gran piacere, perché godo gli attimi di cui scrivo. Proprio sono tutti diversi, tutti in posti totalmente differenti, e amo il piacere di godermeli e scriverli per appunto farli leggere. Però è un'esigenza, inizialmente per una sofferenza e in secondo luogo per un piacere, così continua tuttora. È bello questo comunque. Sì, è bellissimo. Avere una sensazione proprio forte con la carta, quanto carta, schermo. Sì, perché ci sono per esempio periodi nei quali non c'è proprio scrittura, come questi ultimi 2-3 mesi, nei quali ho iniziato a scrivere il terzo, e sono fermo,
ma va bene così, non c'è nessun problema, nel senso va bene così, è giusto. Perché così. Non ne hai veramente la necessità. No, perché se mi metto lì seduto per scrivere qualcosa, scriverei una porcata, secondo me, sinceramente parlando. Cioè, non sarebbe una cosa che provo, sarebbe una cosa costruita. A differenza del primo ragazzo che non ricordo il nome. Domenico. Io sono oggetti, sono proprio oggetti. Cioè, è un chiostro che io lancio e va. Non ho una costruzione, non esiste rileggerla, non esiste niente. Rileggerla sì, per correggere gli strafalcioni ortografici che combino quando scrivo, però è proprio un getto, io non rileggo niente. Quindi e così è, perché io provo quella cosa in quel momento e io quella descrivo. Quindi l'atto della tua creazione è quello, sì. Non c'è una rilaborazione o altro, insomma. No, quello no. Anzi, mi dà perfino fastidio il momento editoriale nel quale devi lavorare sulla costruzione, sui cambiamenti giusti, certo. Che ti vengono suggeriti giustamente. Però è proprio una cosa. Perché è tua, appartiene a te. Sì, è così, ma non è una presunzione, sia chiaro, perché non penso di essere una persona presuntuosa, anzi, però penso che chi scriva poesia o scriva pensieri sono i propri pensieri, quindi appartengono a se stesso. Certo. E le persone che lo leggono possono capire, sentirsi partecipi, però non correggere. Provare a fine o meno. Provare a dare il proprio pensiero, eccetera, no? Come ho dato il mio, magari. Certo. E senti, ti fa, perché prima dicevamo che comunque rileggerle, comunque si riprova le stesse cose, per te come invece non è rileggere porta, non lo faccio spesso anche qui, un po' strano, però non lo faccio spesso. Stamattina le ho rilette alcune così per essere pronto magari per un'eventuale intervista o domanda. Ma no, è un piacere proprio. Io rimango incredulo, sinceramente, davanti ai miei scritti, nel senso che non so, mi vedo in modo diverso, non mi sembro io, e invece così, sono quello in quei momenti. Ed è bello perché poi mi ritorno in mente, ho le fotografie proprio dei momenti nei quali io le scrivo. Quindi c'è il confronto tra il prima e il dopo, sì, e il durante, sì, in un certo giustissimo. Modo. Senti, quanto conta la tua vita quotidiana nella creazione di poesie e quanto conta invece la riflessione che è successiva? Penso che sia la quotidianità il 99%, la riflessione viene proprio dopo. Nella quotidianità, proprio nel. Sì, comunque in seguito, se non proprio nello stesso momento. E esprimo, si vede, la mia quotidianità, i miei problemi, le mie serenità e tutto quello che c'è all'interno della mia vita. È abbastanza chiaro che rifletto abbastanza sui pensieri che elaboro, via, diciamo così. Senti, ci sono dei poeti che senti comunque vicini alla tua sensibilità o meno? Ma non ci penso in particolar modo, non è una cosa che mi incuriosisce, sinceramente. Quindi è solamente il rapporto con te stesso e con gli altri che tu e con gli altri. Esternare questa mia cosa è stata una cosa stranissima per me, perché io erano pensieri miei proprio che non potevano uscire dal cassetto, e adesso mi stacco un attimo e vi spiego sta cosa. Ho iniziato a lavorare presso uno studio grafico editoriale e lì, purtroppo, per fortuna, ho trovato le capacità di realizzare un libro, no? E allora ho detto, ah, però, io ho quelle cose lì nel cassetto, non sarebbe male. E allora ho preso e me lo sono costruito, me lo sono stampato e l'ho dato alle persone a me più care, cioè tipo 20 copie così ben fatte, carino, no? E lì ho detto, cavolo, però, è carino, no? Proviamo. Ecco, quindi è andato da lì il tentativo di voler. Sì, è andato semplicemente da lì. Come secondo e terzo che sto lavorando adesso, sono io. Se io non avessi fatto queste cose non l'avrei mai fatto, ma mai mi sarebbe passato dal Parlamento. Io vi dico sinceramente che la partecipazione al mio concorso, in questo concorso fatto dalla casa editrice, è stata per caso, perché per 2 giorni di seguito ho visto, sul giornale e su internet l'annuncio che usciva, dopodiché ho detto voilà. E ora, mettiamola lì. E io non ci pensavo neanche più ed è arrivato poi tutta la lettera. Quindi è stata veramente una casualità. Sì, casualità. Mi piaceva scrivere, però non arrivare al punto di pubblicarlo, anche se c'è il desiderio, sinceramente Fernando, proprio c'è. C'è perché riuscire a far leggere a terzi i propri pensieri e riuscire a trovare
dei riscontri magari. Sì, dei riscontri positivi, più o meno positivi, o anche solo delle piccole parole che